La lezione di grammatica che analizzeremo sono i pronomi. In questo caso parleremo di pronomi personali, possessivi, dimostrativi ed indefiniti. Ma che cosa fa il pronome? Il pronome è una parte del discorso che si usa per sostituire una parte del testo precedente o successivo, oppure per riferirsi a un elemento del contesto in cui si svolge il discorso. Per cominciare, i pronomi personali sono quei pronomi che rappresentano in funzione deittica la persona che parla, la persona che ascolta, oppure la persona, l'animale o la cosa di cui si parla senza specificarne o ripeterne il nome. Esempio, ascoltami, io sono il tuo fratello maggiore. E se continua a mentirmi, come posso fidarmi di voi? I pronomi personali possono essere diretti e indiretti. I pronomi diretti svolgono la funzione di complemento oggetto. Esempio, usi il computer per il lavoro? Sì, lo uso quasi sempre. E i pronomi indiretti svolgono la funzione di complemento di termine? Si usano cioè quando il verbo è seguito da a. Ti devono fare una multa se parcheggi qui. A continuazione, analizzare il pronome possessivo. I pronomi possessivi servono a precisare a chi appartengono la persona, l'animale o la cosa indicati dal nome che sostituiscono. Si presentano con le stesse forme degli aggettivi a cui corrispondono. Nell'uso pronominale, il pronome possessivo è sempre preceduto dall'articolo determinativo o da una preposizione articolata. Esempio, il mio gatto è il più simpatico. Il nostro babbo lavora a Milano. E il vostro? Altri pronomi sono i pronomi dimostrativi. Il pronome dimostrativo indica una persona oppure un oggetto in riferimento al tempo, allo spazio o al discorso, similmente all'aggettivo dimostrativo. Esempio, questa ciambella è deliziosa. E per finalizzare, parleremo di pronomi indefiniti. Un pronome indefinito può prendere il posto del sostantivo invece di accompagnarlo e coprire il ruolo di pronome. E sono qualcosa, qualcuno, niente, nulla e ognuno. Esempio, devo comprare qualcosa da mangiare. E questo è tutto per oggi. Arrivederci.